Amici, oggi apro con voi 6 pacchi da AliExpress. Vediamo insieme cosa ho comprato, ma prima sigla! Yolanda Switch! Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme dei pacchi super fantastici, perché questi sono tutti acquisti super kawaii. Prima di iniziare il video però mi raccomando amici, aspetta, vi volevo ricordare che ci possiamo incontrare il 14, il 15 e il 16 a San Giorgio a Cremano al Fantasy Day, evento gratuito, entrata gratuita, quindi venitemi a trovare, sarò lì con il mio stand Yolanda Switch, tanti giochi, slime, tanto divertimento e tante cose carine. Vi aspetto! Lasciate un bel like, un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché tutti i giorni potete trovare nuovissimi video sul mio canale alle 14.30 e anche alle ore 18. Visitate anche il mio sito www.yolandaswitz.it perché così potete andare a vedere i miei slime e i kit per realizzare i vostri slime personalizzati. Iniziamo perché sono davvero tante e troppe cose, altrimenti non ce la faccio, vi giuro. Iniziamo proprio dalle scatoline. Allora, come potete vedere, un po' ammaccata, un po' rovinata. Qui dentro sono cose extra super carine. Ci sono delle bustine con delle gommine da cancellare, ispirate ai Pokémon. Sono spaziali, guardate, sono tutte queste bustine così. Un'altra cosina tema Pokémon. E apriamo. E voilà! Mamma mia, ragazzi! La meraviglia, sono tutte penne. Con vari Pikachu messi così sopra e sono proprio le penne appunto di Pikachu. Questo è bellissimo. Ho comprato da AliExpress una macchina DIY per fare le spille. Ed eccola qua, ragazzi. La meraviglia, ragazzi. Oh, ma sono giganti! No, vabbè, io spero solamente che funzioni. Poi ho preso Popping Cooking. Questo è uno di una lunga serie. Questi qua sono Popping Cooking originali, attenzione, che ho trovato lì su AliExpress e incredibilmente, ragazzi, sono bellissimi. Ho visto anche dei video su YouTube di questi e sono meravigliosi. Ho preso questi squishy mini, che lo sapete che oramai ho su Amazon, qui li compro spesso. Io non imparo mai, ragazzi, perché già l'altra volta sono stata fregata e anche questa volta sono stata fregata. Io credevo che fosse un pacco da 12, invece mi è arrivato un pacco da 2. Sono pastelli, ragazzi, io questi metto sempre dentro le bustine misteriose. Pastelli, ragazzi, sono 2 confezioni. Io ho preso questo set di paperelle gommosine super carine. Questi che sono dei giochini, sempre per le mie bustine, questi giochini qua con la pallina all'interno. Busta, mi pare, da 12. Abbiamo un action figure. Io, cioè, appena vedo l'action figure, a parte che impazzisco, un action figure che è bellissima. Questa è quella di Rubber Luffy, non so come la vogliate chiamare, ma è spettacolare. Cioè, ragazzi, e poi è gigante. Abbiamo dei tovaglioli. Questo non ho capito, l'ho preso proprio per curiosità. Tissue dei tovaglioli riutilizzabili. La cosa che mi ha convinto a prenderli, ragazzi, sono stati i disegni. Strano, sembra metà stoffa e metà carta. Sono molto carini, vabbè. Poi cappellino. Cappellino ranocchioso, davvero super carino. Ho preso questo che è una specie di accappatoio, che fosse una specie di vestaglia, vedete, che si indossa appunto mettendolo così, ma ed è diciamo neanche tanto lungo, non so se sia per bambini, ma io l'ho visto nella foto indossato da una ragazza. Eccoci qua, quindi seconda bustina. Sono fantastici e sono originali. Potete capire che AliExpress vende alcune cose che sono anche originali, soprattutto Sanrio, perché vengono da Miniso. Allora, questa qui è originale ed è Kuromi. È bellissima, ragazzi, vi giuro. Cioè, ma è fatta benissimo, è stramorbida. Ho comprato praticamente non solo Kuromi, ma tutta la famiglia, praticamente. Altre action figure ce ne saranno tantissime a questo giro, ragazzi, perché ne ho comprate un bel po' di Luffy. Ed è questa, è bellissima, ragazzi, perché questa si accende. Portachiavi, ho preso 3 portachiavi dei Pokémon. Jigglypuff, Psyduck, che raga io lo amo, e poi Charmander. Poi abbiamo peluche di Spy Family. Raga, io li amo, non so se riuscite a vedere lì.
ho comprato per me tutta la famigliola di Spy Family. Abbiamo Anya, quanto è carina, guardate. Guardate che bella Yor! Raga, che stupenda! Poi abbiamo Lloyd. Abbiamo Lloyd, peluche di Anya. Guardate quanto è fatto bene. Poi qui ci sono tutta una serie di Pokémon sopra ai cuscini. Guardate qua, qua abbiamo Pikachu con un cappello che dovrebbe essere quello di Ash, ma non credo sia quello di Ash. E si poggia sul cuscino. Caravoltiamo tutto. Il secondo peluche della serie Sanrio. Ed è, ragazzi, Cinnamoroll. Bellissimo col cartellino. Io non ci potevo credere quando l'ho visto, veramente. Kuromi, questo qua l'avete visto già altre volte. E Cinnamoroll. Ma si vede che mi piace la Sanrio, no? Ma il pezzo più importante, più forte degli acquisti sono queste. Sono queste bag, borse della Sanrio originali. Io appena le ho viste non ci potevo credere. Qui c'è il marchio di originalità, ragazzi, con il timbrino di Cinnamoroll. Questa di Pociacco. Poi c'è un pacco, se non erro, da 5. Tutte di Hello Kitty, perché poi sono tutte quante uguali. Tutte di Hello Kitty. Un pacco da 5, ragazzi. Sempre per la serie, appunto, action figure, vi faccio vedere questa. Abbiamo appunto questa Hatsune Miku, bellissima, tutta rosa. Tecnicamente va appoggiata su uno stand, appunto. Abbiamo qui action figure sempre di Demon Slayer. Era da un po' che non compravo cose di Demon Slayer. E questi sono i primi due, ma io ne ho altri e sono fantastici, ragazzi. Abbiamo queste borsette. Ogni poi Pokémon che si trasforma in borsetta ha la sua tracollina personalizzata. Ragazzi, questa è, mamma mia, raga, è bellissima. Qua abbiamo Eevee, appunto. Stupenda. E qui Bulbasaur con la sua tracollina da Bulbasaur. Abbiamo altre action figure. In questa scatola è l'unico che sono riuscita a trovare, raga, perché gli altri hanno sold out. Davvero un peccato, raga. Abbiamo la sfera Poké, questa che è fatta benissimo. Io volevo prendere pure questi altri, ma non li ho trovati. Con dentro Psyduck. Si apre, davvero. E dentro c'è Psyduck che si deve montare. Procediamo con l'ultima busta. Allora, iniziamo con queste altre bustine. Queste bustine bianche racchiudono all'interno questo. Sono tutti uguali e sono delle lucine di Pikachu. Ragazzi, cioè, ragazzi, sono delle lucine per la notte di Pikachu con la sua scatolina, che io ovviamente devo andare a montare, ma in questo momento non la monto, con la sua scatolina. Qua c'è la linguetta da tirare e si accende la lucina. Ragazzi, poi abbiamo un altro peluche e io sono rimasta, diciamo, sbigottita anche da questa cosa. Abbiamo uno Zoro, ragazzi, originale. Qui Toei Animation, originale. Originale, ma si sente, cioè, raga, si sente proprio la qualità del peluche è fantastica, è morbidosissimo. Qui invece abbiamo 5 cappelli di Pikachu. No, vabbè. No, vabbè. Ragazzi, io impazzisco, cioè, guardate qua quanto è bello sto cappello. Mamma mia, ragazzi. Un'altra action figure di Hatsune Miku, ma questa volta grandissima, gigante, bellissima e stupenda. Però con i capelli ovviamente azzurri. Guardate qua che bella. Un'altra action figure, questa volta di Zoro. Forse vi dirò, me l'aspettavo un po' più grande. Vabbè, diciamo che è di media grandezza. Allora, poi qui abbiamo questi. Ah, busto e action figure di Naruto. Guardate qua, raga, che bella. Questo è un mezzo busto di Naruto ed è bellissimo. Poi due action figure sempre di Capitan America. Questo qui è Iron Man, chiuso nella busta, ragazzi. E questo qui è Thor. Hanno praticamente i vestiti e sono veramente molto grandi. Come ultima cosa, appunto, abbiamo tutti questi pupazzetti della Sanrio. Guardate che bello, qua abbiamo Cinnamoroll, Kuromi,
altra Kuromi, questo che mi dimentico sempre come si chiama, magari me lo scrivete giù nei commenti, Pociacco, e in realtà questo non ci azzecca niente, ed è l'ozzo di Toy Story, non capisco perché l'abbiano messo qua dentro, va bene. Queste sono tutte le cose di questo haul, di questa apertura, ma ho altri 8-9 pacchi da aprire e più mi devono arrivare anche altre cose, più le cose di Temu, quindi restate connessi che ci sarà aperture con la pala, aiosa. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi voglio bene, vi mando un bacione e un abbraccione, ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!